E gli altri mi dicono, ma cacchio stai facendo? Sto cercando di stendere la mia bici. Sì, ma scusa, stendila sul poggiolo, no? No, mi piace stenderla qua. E perché dovresti stenderla? Perché mi hanno detto che se la stendo divento il professionista del pulito. Questo è un telaio così leggero che se lo prendi e lo appendi ai fili del bucato puoi essere... un professionista del pulito. Professionista del pulito. Ah. Cioè, non ci ho capito molto il senso. Dai, andiamo a fare il test, va? Andiamo? Canyon Neuron CF 9.0 SLX. Siamo qui sulle montagne della Lessinia, un bel verde, siamo contornati anche dai ricordi delle mucche, ma fanno molto natura e ricordano i profumi dell'alta montagna. Bici trail del marchio tedesco, 130 mm all'anteriore e al posteriore in 29 pollici. Abbiamo un bel cerchio Kashima con forcella, reggisella telescopico, ammortizzatore, performance al top che portano anche i prezzi a lievitare, questa la taglierò. Gomme Maxxis Forecaster da 2,35 montate su cerchi in carbonio DT Swiss con canale da 30 mm. Componentistica completa Shimano, sempre molto apprezzata per la qualità della cambiata e per l'estetica. Infatti la qualità estetica e il look dei quattro pistoncini nuovi dell'XTR Shimano sono fantastici. Peccato, ma anche il disco iStack top di gamma che darebbe alla bici un altro look. A livello di performance comunque qui ci siamo, però l'estetica vuole sempre la sua parte. Grandi particolarità di questo telaio, che ricordiamo è il modello SLX, sta per una qualità costruttiva migliore, quindi un peso inferiore di ben 250 grammi. Troviamo un carter in plastica sotto il tubo obliquo che fa da protezione ai cavi, ma ancora meglio consente una manutenzione migliore, infatti i cavi sono facilmente accessibili e non interni al telaio, anche se come look sembra proprio una integrazione totale. Il cambio naturalmente in 12 velocità con pedivella Race Face in carbonio. Molto gradevole il perno posteriore, integrato, quindi una specifica Canyon che consente di avere sempre la stessa funzionalità di un perno standard, ma integrato in modo migliore. E per finire questo assunto delle caratteristiche, Impact Protection Unit, che permette al manubrio di non andare a colpire il telaio. Altra caratteristica molto interessante è questa protezione ai cuscinetti, dove abbiamo una piastrina che impedisce allo sporco di entrare. Andiamo a rimuoverla e possiamo far entrare lo sporco e fare una bella festina. Aspetta, riparlo. Sì, così ti riconosco. Piastrina che impedisce allo sporco di entrare, o meglio, può entrare solo a gamba tesa. Forse mi sono dimenticato di ricordarlo, struttura interamente in carbonio con un peso complessivo di 2,2 kg. Che porta la bici nella sua totalità ad un peso appena inferiore ai 12 kg, 11,9. Il prezzo? 5.999 euro. Le geometrie di questa Canyon Neuron SLX non tendono all'estremo, infatti si vuole proporre come una bici trail, come una bici tuttofare, e non strizza l'occhio troppo alla discesa, ma neanche troppo alla salita. Una bici appunto trail barra al mountain. Abbiamo un valore di angolo sterzo di 67.5 gradi, un carro posteriore di 440 mm, non record, abbastanza lungo, e un angolo sella non tanto verticale, che non è un svantaggio. L'angolo sella non troppo verticale consente una migliore efficienza di pedalata. Rovescio della medaglia è una bici che in fase di pedalata va a caricare più posteriore, quindi in caso di full può essere che porti un effetto un po' di bobbing, ma quello lo andremo a vedere adesso nel test. E nel test ci siamo arrivati, quindi come va al lato pratico questa bella Neuron? In salita va bene, ma d'altronde una bici trail è una bici con geometrie abbastanza conservative, come abbiamo detto non strizza l'occhio troppo alla discesa, ma è una bici che ci consente di fare dei giri marathon al mountain in completa facilità, gambe permettendo. Ho trovato appunto una sospensione posteriore molto efficiente che però tende un pelino a bobbare in caso di sospensione aperta in salita, ma d'altronde hanno inventato per qualcosa le chiusure, quindi basta andare sulla posizione trail o chiusura totale per risolvere questo problema. Ricordo che l'ammortizzatore è un Fox Float CTD, quindi con tre posizioni: aperta, trail e chiusa.
In discesa la bici rimane molto composta, specialmente sul retrotreno si sente questa lunghezza non record ma 440 mm e permette alla bici di mantenere tanta stabilità sul retrotreno, un po' meno sul davanti non avendo un angolo start apertissimo. Nei tratti più ripidi e scassati abbiamo il davanti che rimane meno stabile a delle altre bici prettamente più discesistiche. Questa bici è un po' come il piatto di un grande chef, abbiamo un po' tutti gli elementi, abbiamo le consistenze giuste, abbiamo la croccantezza, pensiamo a un giro cross country, pensiamo alla rigidità del telaio, mi capisci? Pensiamo alla cremosità, al giro al mountain, alla morbidezza sul posteriore, abbiamo la consistenza liquida, pensiamo quando foriamo con l'attice. A proposito, gomme Maxxis Forecaster peccano un po' dal punto di vista della resistenza alle furature, è una gomma da 700 grammi, quindi se usiamo la bici da un punto di vista un po' più al mountain, un po' più cattivo in discesa, peccano un po', però da un punto di vista più cross country, trail, è una gomma che ci ha dato parecchie soddisfazioni. Ricordiamo, mescola morbida anteriore e mescola più dura al posteriore, ottimo mix. Quindi, come avete capito e come hai capito te, è una bici che non si comporta per niente male. Come l'hai trovata, specie nei tratti di cross country? Un po' rigida sul posteriore? Un po' sporca? Va bene per raggruppare le mucche? Sicuramente non va da cani. Ma passiamo al verdetto finale. Verdetto finale, MTB poliglotta. Abbiamo una mountain bike che parla diverse lingue, riesce a farsi capire sia dai cross countryisti che ai biker più tecnici in stile al mountain. La geometria, chiamiamola conservativa, permette di avere un mezzo performante sia in salita che in discesa. Una trail bike solida e completa, maneggevole e facile da guidare. Un mezzo completo per chi ancora non sa se definirsi cross countryista o endurista, oppure per chi ha belle idee chiare e vuole avere una bici tutto fare. Freni XTR Trail a 4 pistoncini, frenata superba, unico ma non è un neo, sono meno modulabili rispetto a modelli più discesistici, quindi può piacere, può non piacere, ma la potenza frenante è veramente ad alti livelli. Pregi, come spesso succede con i prodotti Canyon, rapporto qualità-prezzo al top. Ok, siamo a 6.000 euro, ma i componenti sono veramente di altissima gamma. Altro aspetto positivo, una bici tutto fare. Per chi piace il genere non possiamo che consigliarla. Difetti, non siamo riusciti a trovarne molti in una tipologia di bici di questo tipo. Se possiamo dire, i copertoni nel caso di un uso leggermente più spostato verso la discesa, dove consigliamo carcasse più adeguate. E di ritorno in studio dopo aver fatto questa bella gita in montagna, dove abbiamo testato la Canyon Neuron CF Serix 9.0. Come avete visto, una bici definita poliglotta, utilizzabile in svariati frangenti, addirittura toccando il cross country fino ad arrivare a un uso più al mountain. C'è chi piace e chi non piace questi generi di bici. Canyon ha voluto creare questo mezzo proprio per venire incontro a quelle persone che vogliono una bici veramente a tutto tondo e non pensare a prendere il cross country o prendere un enduro. Questo può piacere o non piacere. Naturalmente non troviamo un punto dove la Neuron eccelle, ma come vedete dai voti è una bici bilanciatissima che quindi come valutazione media si posiziona tra le migliori in classifica. Darei la linea a Com, o per meglio dire, chi ha seguito la puntata scorsa ha visto la brutta situazione in cui ci troviamo con Com. Per chi non l'ha vista ve la faccio rivedere al volo. Eccomi qua Davide, c'è un problema con Com Cruise, non vuole più provar bici, dopo la quarantena è impazzito, pensa che tutte le bici siano infette, io mi avvicino e lui scappa, niente da fare, no niente. Ci piazziamo qua, vediamo cosa combina. Peggio. Cosa fa? Ma guarda che disinfetta la bici. Eccolo. Vedi a non usare i guanti cosa succede? Ecco che sta male. Ti credo, disinfetta la bici e non mette neanche i guanti in lattice. Ci qua, ci siamo, GoPro sul casco. Adesso mi nascondo. Via. Quello che parte. È un missile. Ma che roba. Ma come fila. Ecco, questa è la situazione in cui ci troviamo. Comunque siamo riusciti a strappare il tempo di Com grazie a questi escamotage di Luca, infiltrato agente segreto. Il tempo di Com con la Canyon Neuron SLX quale sarà? Il tempo è 4:52. Il tempo, come potete vedere, è simile, anzi è uguale
alla Lux, sempre del marchio Canyon. Lux è il modello cross country. Voi direte, ma come mai? La risposta è facile: i 3 mesi di quarantena hanno arrugginito anche Com. Sicuramente la Neuron ha dei margini più ampi, in situazioni normali avrebbe comunque dato leggermente paga alla Lux. Quindi prendete con le pinze, come al solito, questi tempi, solo per questa situazione di quarantena che ha arrugginito un po' tutti. Continuiamo con la puntata.